la passione per la propria terra, per il proprio lavoro e cercare sempre di migliorare e cercare di dare un servizio sia ai clienti, alla collettività, ma anche dare uno spiraglio di possibilità di trovare un lavoro anche a tanta gente. C'è tanto bisogno di lavoro e tanta gente c'è in cerca di lavoro. E non vi dico quanti curriculum, quante richieste di lavoro, purtroppo mi dà il cuore quando vengono delle persone bisognose a chiedermi la possibilità di lavorare. Anche se le possibilità non sono troppe, però cerchiamo di fare il nostro meglio, dare un po' di sollievo a questa piaga che attanaglia non la nostra collettività. Noi ci siamo specializzati nei reparti, almeno come gruppo quale io rappresento, la società quale rappresento, in quanto cerchiamo innanzitutto di offrire qualità a chilometro zero, convenienza. Infatti noi abbiamo il reparto macelleria dove macelliamo esclusivamente vitelli locali nella provincia di Cosenza, dando anche un po' di sollievo a quegli agricoltori che vivono una fase adesso un po' anche difficile. Anche nel settore della salumeria utilizziamo solo prodotti freschi locali della zona, latticini, formaggi, anche salumerie, salumifici e quant'altro, perché noi ci hanno solo esclusivamente vitelli, Traluzzi, Bisignano, Acri, maiali che alleviamo anche noi e poi ci forniamo da un allevamento di rose che c'è anche il macello a Luzzi. Quindi alta qualità, chilometro zero, c'è la convenienza, la freschezza e quindi diamo anche la possibilità di creare nuovi posti di lavoro anche nel settore agricolo. Adesso cerchiamo di gestire al meglio questi punti vendita che abbiamo, casomai di migliorare i primi punti vendita che sono un po' piccoli. La prospettiva è quella adesso di fermarci, assestarci e poi, come dico io, un passo alla volta, poi si vedrà. In qualità di assessore alle attività produttive del Comune di Luzzi porto innanzitutto i saluti dell'amministrazione comunale e mi complimento con l'imprenditore Roberto Montalto per la bellissima realtà che è riuscito a realizzare per favorire quello che è lo sviluppo economico locale e non solo, ma soprattutto per favorire anche l'occupazione di nuovi giovani. C'è bisogno di fare tanto, di fare molto, di creare soprattutto le occasioni e di in qualche modo di favorire quelle che sono le potenzialità del territorio. E inoltre da assessore alle attività produttive mi auguro che appunto queste realtà vengano create anche nel territorio di Luzzi.